Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono 25024, siamo qui tornati con Formula 2016. Vedete che ecco il momento in cui ci siamo lasciati nel penultimo video in Formula 1, prima di quello là degli highlights con l'As. Abbiamo firmato e siamo in Australia per il primo video della seconda stagione. Una qualifica non perfetta, però comunque sono contento per quello che è successo, sono contento per le offerte. Abbiamo scelto la Red Bull semplicemente perché la Mercedes è un fatto personale. Poi la Red Bull ha anche una bellissima livrea, quindi sì. Partiamo settimi e facciamo una grandissima partenza. Cioè, veramente siamo partiti a fionda. Raikkonen giusto un po' meno, anche Vettel, se per questo. Cioè, ok, partito decente. E comunque ci riusciamo a prendere subito, subito la quarta posizione dalla settima. E subito, subito anche la terza posizione su Rosberg alla terza curva. Poi con Ricciardo prima della fine del giro ci prendiamo anche la seconda posizione, cioè siamo partiti proprio perfettamente. Ho detto vabbè, dalla seconda andiamo a prenderci anche Hamilton, invece no, perché non avevo proprio ritmo. E allora ho perso tante posizioni, però siamo andati in box al quinto giro, ho montato le soft, però doveva venire a piovere, ho detto vabbè non ce la farò mai. E infatti al decimo giro poi siamo rientrati per mettere l'intermedia. Sarà un video di 4 minuti e 38 secondi. Ho avuto culo che in quel momento Massa ha preso anche la squalifica e hanno messo la virtual safety car. E in questo modo, dato che la virtual safety car è durata poco, non mi ha fatto perdere tempo, anzi ho rigurato molto ai box. E quindi siamo usciti subito di Ricciardo e l'abbiamo superato subito subito. E col fatto che avevo l'intermedia siamo andati molto più veloci. Però purtroppo, forse è stata anche per fortuna, loro non hanno cambiato le gomme fino alla fine della gara. Quindi praticamente abbiamo fatto una gara velocissima negli ultimi minuti. Vedete qua ho tagliato, ma perché Hulkenberg si è spostato, perché sapeva che l'avrei superato lo stesso, quindi non mi ha dato neanche il taglio curva, sorpasso tramite taglio curva, non è neanche proprio un taglio. E quindi riusciamo a rimontare e chiudiamo in una buona posizione. Comunque grazie alla strategia di rientrare prima abbiamo recuperato posizioni, perché noi eravamo comunque sesti, cioè voglio dire, qua poi facciamo anche una mezza stronzata. Comunque riusciamo anche a recuperare, vedete che siamo subito dietro Rosberg, noi stiamo lottando per Rosberg, con Rosberg per portarci a casa la quinta posizione. E comunque sì, sono felice per la strategia perché alla fine è stata migliore. E vedete che abbiamo preso subito la quinta posizione, poi raggiunto la quinta posizione c'erano le due Aston, quarta e terza. Superiamo Gutierrez, che abbiamo sostituito l'anno scorso, e poi riusciamo a superare anche Grosjean subito dopo, cioè a distanza di veramente pochissimo tempo. Ci prendiamo la posizione anche su Grosjean, ma perché proprio ne avevamo di più, soprattutto all'ultimo quando iniziava a piovere. E secondo me se la gara fosse durata penso 17 giri andavamo a prendere anche Vettel. Purtroppo i giri erano solo 15, perciò può darsi pure che poi per la quinta, sesta stagione, che spero di arrivarci, vedete anche qua era un mezzo taglio, però non me l'ha dato. Per la quinta, sesta stagione vorrei anche portarmi un 50%, ma penso che riusciamo a arrivarci. Vedete che ero a 18 secondi e 6 da Vettel. Vi faccio vedere alla fine del giro che eravamo a 15 secondi da vetta, quindi recuperiamo 3 giri, 3 secondi del settore, mentre alla fine del primo settore eravamo a 12 se non erro, sì, quindi 3 secondi del settore precisi. Qua eravamo addirittura a 8 secondi e 8 da Vettel. Purtroppo non riusciamo a prenderci la seconda posizione, però sono felice per questa terza posizione, perché comunque abbiamo guadagnato di più e comunque siamo partiti settimi, soddisfattissimi per questa seconda posizione. Quindi il nostro appuntamento va direttamente al Bahrain, vince Hamilton con il secondo posto di Vettel. Sono felice per quello che è successo e sinceramente abbiamo fatto il massimo di quello che potessimo fare. E siamo andati a podio comunque alla prima gara, cioè molto importante. Siamo andati a podio dopo una settima posizione in qualifica che non era per niente buona. E comunque sì, siamo allora quarti nel costruttori, quindi direi che per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima.